Sì, lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il venerdì 18 marzo, la Chiesa ricorda San Cirillo di Gerusalemme. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, donaci di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima per giungere alla Pasqua con spirito rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro». Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: «Eccolo, è arrivato il Signore dei sogni. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo, una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e volendo salvarlo dalle loro mani disse: «Non togliamogli la vita». Poi disse loro: «Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano». Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti, provenienti da Galat, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprirne il sangue? Su, vendiamolo agli Ismaeliti, e la loro nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti, essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna. E per 20 sichili d'argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Parola di Dio. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Il Signore chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi con ceppi. Il ferro gli serrò la gola, finché non si avverò la sua parola e l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. Il re mandò a scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare, lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, per chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe e vi scavò una buca per il torchio
e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li maltrattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca frutti. Udite queste parabole. I capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlavano di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Il pegno dell'eterna salvezza che abbiamo ricevuto in questi sacramenti ci aiuti, o Signore, a progredire nel cammino verso di te, per giungere ai possessi dei beni eterni, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dona al tuo popolo, Signore, la salvezza dell'anima e del corpo, perché perseverando nelle opere buone sia sempre difeso dalla tua protezione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Cirillo di Gerusalemme vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.